madre, per come si dice una volta, per toglierli dalla strada a giocare, mi portò dentro un primo salone. Io avevo 9 anni e mezzo, 10, e quindi fino a così passavo le ore lì. Poi quando ho compiuto i 15 anni cominciavo le accademie, le prime accademie, ho fatto quasi 16 anni di accademia, fino ai 30 anni, ancora continuo. Poi ho cominciato le parti da formatore, ho fatto corsi per formare persone. Pensare, come si dice, più è forte l'immaginazione prima si materializza, si dice così. Io pensavo sempre, quando ho iniziato, quando verso i 18 anni, dopo il militare, ho cominciato a pensare, facevo il militare a Capannelle e ho detto c'è Cinecittà qua vicino, e più lo pensavo e poi mi è accaduto. Ho cominciato il Grande Fratello con parecchie fiction lì, più pensavo le cose più accadevano. Quindi per me è più una cosa di energia che proprio puntare la cosa. La puntavo, sì, e accadeva. Non, oggi si quasi chiede se mi porti là, mi fa entrare là. Invece il mio era solo il pensiero e forse era la magia. Accadeva sempre ogni volta che pensavo una cosa del genere. Lifestyle è la... Ai stessi si ferma un pochettino tutto su quanto riguarda i capelli, solo i capelli, come trattarli, come dare le proporzioni, bisogna studiare anatomia, queste qui, come dare le proporzioni, i volumi giusti, le armonie, e quindi dare un... parlare di stessi per me è parlare solo, dare uno stile di capelli, quello che è importante è un po' la completezza, la parte del... che dire, della consulenza d'immagine, e quindi quando hai imparato bene tutto quello che riguarda i capelli devi andare a lavorare sui colori della pelle, sulle cromo estetiche, i volumi vestiti, le proporzioni dei vestiti, e poi stare in contatto sempre con i colleghi tuoi più grandi per poter migliorare, perché il confronto nel senso buono con i stilisti di nome bisogna sempre stare vicino, sempre andare a vederli, perché là è il futuro, là si cresce. Non aver paura, non avere invidia di loro e stare sempre con loro. L'atteggiamento è di non far rincorrere l'arte dietro l'immagine. L'immagine sta troppo avanti adesso, l'arte è una cosa importante, bisogna studiare e portare avanti l'arte e poi creare la propria immagine. La soddisfazione è quando crei qualcosa di bello che è in sintonia con gli abiti o tutto quanto, è quello. Poi le cose che accadono per me è un passaggio, sto lì, la faccio, delle volte non mi accorgo nemmeno del posto, se è bellissimo, che sono concentrato sul mio lavoro. Adesso ho iniziato le mostre fotografiche che continuano a parlare dei capelli, dei quadri, riguardo alla parte proprio dei capelli, come si faceva nel 600, si vedevano già sui libri di storia, si vedevano queste acconciature, quindi riportare tutto questo nelle mostre fotografiche. Costruire, partendo dal barocco al gotico, ricostruire tutto con i capelli e lavorare con un fotografo che riesca a realizzare queste immagini per poi crearci mostre, riportare un po' l'arte di queste cose, perché qui si gioca solo con i capelli, basta che si va sui siti e uno pensa che è bravo e fa, e quindi si snatura un pochettino quello che è la vera arte di capelli.